La prima domanda che voglio farle, siamo qui con the British Academy of Film and TV e quindi so che insomma, le sue origini tradiscono un amore per il caffè, però questo sarebbe dovuto essere un tea party se non fosse stato per il Covid. Quindi le voglio chiedere come le piace prendere il tè. Ecco, anch'io. Ce l'hai? Ce l'hai? Sicuro? Ce Non è l'ho, che sì. la tazza è No, vuota, no. no? La mia non è C'è, ne ho. vuota. Se io quando ho saputo che avremmo parlato, non, ho pensato immediatamente mi devo mettere qualcosa di rosso, quando ho pensato a lei, la prima. E Quindi, anche io. È una coincidenza. sono qui, sono a New York, le parlo da New York, ma sono delle Marche, le Fermo, della provincia di Fermo, e quindi Ah, lei casa mia. adesso sta parlando da New York. Sì. È lontano, è È molto lontano, lontano. infatti Una questo. tazza, proprio una tazza di tè da New York in fondo. Sì. Bello, bello. Quindi lei è a Ginevra, giusto al momento? Sì. Da molto tempo io sono a Bellissimo. Ginevra, forse 5-6 mesi che sono a Ginevra. Sì. Capito. Senta, No, ma ma visto si sta che. bene qui, si sta bene qui, però ogni Sì. tanto ti piace muoverti e andare altrove. E quindi Sì. forse il tempo sta stringendo a tal punto che forse, diciamo, un domani probabilmente abbiamo la possibilità di cominciare a fare dei piccoli viaggetti. Non si sa. Speriamo, Sì, 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 sì. speriamo. Sì. Sarebbe il primo posto. No, scusi, questo è un po' fuori. Sono curiosa di sapere dove A andrebbe. Roma c'è A la Roma. mia famiglia, c'è mia sorella, c'è il marito di mia sorella, c'è tutta la famiglia Tutta la famiglia. che non vedo mai quando sono in esterni, quando sono in America, non so, perché faccio una vita un po' Sì, viaggio dappertutto. parecchio, eh? Certo, va bene. Allora, a proposito dell'America, visto che sono un po' di anni che sono qui, anche, che la chiamo un po' anche una seconda casa, so che lei ha girato tanti film negli Stati Uniti. Come era girare, insomma, back then, no? In quegli anni qui in America, cosa si ricorda di quell'esperienza Ma di girare film? quando si dice io sì, sono stato in America e ho girato in America, ma quando si fanno i film in America uno si sposta nel mondo intero, quindi non si sa mai la storia dove va a finire, la storia dove comincia e dove finisce. Quindi i teatri americani sono molto belli, quelli li ho fatti tutti agli inizi della mia carriera, facendo delle commedie con Frank Sinatra, con Cary Grant, delle cose così. E quindi ho viaggiato molto per la mia carriera, proprio per fare dei film di commedie, soprattutto con gli Sì. americani, molto. Sì. C'è una città in particolar modo a cui è affezionata qui negli Stati Uniti? Sì. Los Angeles è quella di C'è quando questa piccola arrivi a Los competizione, Los Angeles. Angeles. Quindi arrivi a Los Angeles e ti senti già americana, ti senti già americana, cerchi di parlare inglese e magari sbagli all'inizio, poi piano piano prendi cura della lingua e io piano piano, avendo una persona sempre accanto che mi insegnava l'inglese, diciamo che adesso posso parlare inglese quasi come se fosse italiano, eh? Quasi, quasi, non esageriamo, non esageriamo. Va Quasi, quasi. E bene. mi piace molto la lingua inglese, parlata bene mi piace moltissimo, sì. 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 Ma nell'ambito invece proprio ci del cinema c'è stato qualcuno che è stato particolare per la sua e speciale per l'inizio della sua carriera. All'inizio della sua carriera c'è stato qualcuno che chi è stato, insomma, la persona che le ha dato il consiglio migliore, se così si può dire, a proposito proprio della recitazione, del lavorare nel mondo del cinema. Sofia, io.
sì, perché se non sei tu quello che vuoi fare, se non sei tu quale svolto la tua vita può avere se non dici la cosa giusta, io credo che nessuno ti può aiutare veramente per te. Naturalmente i consigli sono sempre buoni e io li ho sempre ascoltati moltissimo, però io avevo le mie idee e naturalmente quando a un certo momento c'è stato il momento che i film inglesi arrivavano dappertutto, quindi dice Sofia, devi imparare l'inglese, perché se no qui non si lavora più. Cominciato a lavorare l'inglese. Però è tutto farlo seriamente, seriamente perché la vita non è facile e quando cominci a fare una cosa che non ti appartiene ma che vuoi avere nella tua vita, devi lavorare molto ed essere sempre molto attento a quello che fai e come lo fai e con chi lo fai. La vita è difficile, Certo. eh? Quindi piano piano bisogna assolutamente assorbire tutte le cose che ti possono arrivare da un momento all'altro e cercare di fare quello che puoi fare nel miglior tempo possibile. Ci metti un po' qualche volta, ma non bisogna mai perdersi d'animo. Bisogna sempre dire domani si vedrà e io lo farò perché lo farò. Anche se sai bene mentre dici questa cosa che tu sei pazza, che forse non lo farai mai, ma bisogna credere, anche fintamente, ma bisogna credere. Sì, Eh sì. sempre, sempre, sempre. Mi Bene. raccomando, Grazie, grazie. Senta, ma c'è un personaggio dei film, ne ha interpretati tantissimi che sono memorabili. Ce n'è uno, se si dovesse svegliare domani nel corpo di uno dei suoi personaggi, quale sceglierebbe e perché? La vita davanti a sé, il film che ho fatto adesso con mio figlio, che se io penso alla lavorazione, se io penso a tanto tempo che abbiamo passato insieme e alla bellezza delle scene, io credo che io mi fermerei a questo film perché la storia è una storia bellissima e devo dire che io ho fatto questo film dopo un'assenza dal cinema per tanti anni perché improvvisamente mi sono accorta che io ero madre e non mi occupavo dei miei figli. Ho avuto paura e per molto tempo io ho fatto la madre e mi sono occupata della famiglia, dei miei figli, tutto quanto. E questo è durato parecchi mesi, per non dire qualche annetto. E improvvisamente Edoardo un giorno, alla fine di questa lunga, chiamiamola vacanza o vita, mi dice: Mamma, ho letto un libro di Romain Gary che si chiama La vita davanti a sé. Lo vuoi leggere? Mi sembra una bella storia. E non mi ha detto altro. Però dopo ho pensato sempre, Edoardo, quando aveva qualche cosa per me che sapeva che mi interessava, diceva sempre, vediamo, vediamo, vediamo. Leggo il libro, divento innamorata di questo libro e non ho pensato ad altro che cominciare il film e fare una bella cosa, bella, 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 perché alla mia età, dico, alla mia età, dico. È difficile avere dei personaggi così belli come questo grande scrittore Romain Gary ha scritto, è molto difficile. E quindi ho preso la palla al balzo, ho fatto il film e sono felice come non so qui, veramente è una cosa molto molto bella nella mia carriera, questo film, molto bella, Sì, meravigliosa. E è ogni una volta che bellezza. io penso, sono felice e contenta di aver fatto questa scelta, molto molto contenta.
È una bellezza che si la trasmette sullo schermo, la storia di Madame Rosà, mi è piaciuta tantissimo. Guarda, l'ho visto 2 volte, recentemente ho visto appunto The Life Ahead, La vita davanti a sé, e c'è anche un altro film che è su Netflix, un piccolo cortometraggio che la vede in qualche modo protagonista con il documentario, piccolo documentario What Would Sophia Loren Do? Che cosa farebbe Sofia? Ah, sì. Che è stato molto, molto bello anche da guardare. La vita. Molto carino, sì, Sì. è vero. La vita davanti a sé mi ha colpito anche a livello un po' personale, mi porta a chiederle questa cosa qui, della sua esperienza di lavorare con Ibrahima. Perché ecco, io sono all'inizio e quindi ho fatto dei cortometraggi. Uno dei corti che ho girato ad Atene è stato proprio con degli attori con questo mix di cast tra attori professionisti e rifugiati siriani. Ed è stato un mix particolarmente speciale perché da quella relazione sono venute fuori cose che non ci aspettavamo nessuno. E quindi mi sono chiesta com'è stato per lei lavorare appunto con Ibrahima, che era Ma la sua non prima volta. soltanto con lui, nel film c'erano altri 3 ragazzi più o meno della stessa età che si univano, che cominciavano a parlare insieme nei momenti di relax. E che dicevano delle cose, poi ridevano, scherzavano, poi giocavano a palla. E poi, quando c'era da girare, naturalmente, sia gli altri bambini che lui stavano lì ad ascoltare Edoardo che parlava e veramente avevano proprio la faccia di attori che hanno veramente recitato nella loro vita, nella loro breve vita per tanto tempo e prendevano un aspetto molto serio, comprendendo quello che Edoardo voleva, ed è stato veramente un piacere unico, unico proprio lavorare con tanti figli giovani e tanti ragazzi così belli, così intelligenti, così veramente è stata un'esperienza magnifica per me, magnifica. E le confesso, concludo con un ringraziamento e barra una confessione. Ero ovviamente contentissima, ma anche un po' No, no, ma rara. anche io mi preoccupo sempre, dico adesso che devo dire, adesso che devo fare e perché, e qui e lì, e poi certe volte quando c'è Edoardo me la prendo anche con lui. Però invece quando si comincia e quando si capisce che la persona che hai di fronte sta con te e vuole essere amica tua, che non ci sono cose che a te non piacciono, ti calmi. E ti Sì. vengono in mente delle cose che non avevi pensato prima, come ho fatto oggi con lei. È così. È la verità. Ha ragione, no, è vero, è vero, è stato lo stesso anche per me. E quindi no, ci tenevo a dirle questa cosa perché è davvero No, un'icona io della ti do del tu perché sei una bambina. io le do. Sì. Anche per me è stato no, una bella esperienza che mi piaceva. Adesso dico che volevo avere, perché è andato tutto, credo, tutto Sì, bene. tutto Ah, tutto bene. bene, tutto Avevamo va bene, va bene, non ci sono tutto. regrets, no regrets. It's been beautiful. E io la ringrazio tantissimo del suo tempo. Per me, No, quella figo. rappresenta un'icona del talento, della femminilità, della resistenza in un certo senso, no? Della resilienza. Ha fatto tantissimi sacrifici. E c'è stata una cosa che ha detto in un'intervista, credo, insomma, ne ha fatte molte, però quando diceva che quando lei ha iniziato, no? Questa voglia di farcela, però anche, no, il not belonging, non sentirsi che all'inizio non ne fai parte, lavorare su quello è stato, sentirla appunto parlare di quell'esperienza è qualcosa di molto bello che ci nutre. Insomma, Grazie, quindi la grazie, ringrazio. grazie. E io adesso mi bevo il tè, eh? Sì, Ecco, facciamo. mi raccomando. Va bene. Cheers, cheers. Cheers.